Eccoci con Eleonora Migliardi, una delle varie donne. Parla. Allora, fammi provare, dai. Allora, ecco Eleonora Migliardi, una delle tante donne, parlando in generale e non riferendoci quindi solamente alla questione civile, di queste esperienze di candidatura. Allora, abbiamo anche detto con Giuseppe Calvaruso, molto entusiasmo è stato il punto cardine. E ecco, lei che cosa si aspetta diciamo, domenica? Credo un risultato vincente. Senz'altro un risultato vincente. Io mi auguro che questo movimento Rivoluzione Civile, che è una forza politica nuova ed è l'unica autentica forza di cambiamento democratico nel nostro paese, riceva il successo che merita. Mi auguro quindi che possa ricevere ben maggior consenso di quello che le varie previsioni avevano anticipato. Ora io credo che il movimento di Rivoluzione Civile possa cambiare dall'interno il Parlamento grazie al suo progetto. È un progetto politico chiaro che è stato tracciato nel solco della Costituzione. È importante questo perché la rivoluzione intendiamo farla semplicemente con il ritorno alle regole, al programma fondamentale di tutti gli italiani che è la Costituzione della Repubblica. Questa splendida legge non è mai stata applicata fino in fondo in maniera piena, ma negli ultimi anni è stata veramente offesa, vilipesa, perché vorrei fare un esempio per tutti. Ora, a proposito dell'iniziativa economica, la nostra Costituzione dice che l'iniziativa economica è sia pubblica che privata e poi dice che l'iniziativa economica privata deve essere svolta, deve essere quindi posta in essere senza recare danno alla sicurezza e alla salute. Ora, se assegna poi allo Stato il compito di controllare nell'esercizio di questa attività economica privata per verificare che tutto ciò sia avvenuto. Bene, se tutto ciò fosse fatto, cioè se effettivamente la iniziativa economica privata fosse stata controllata, non sarebbe accaduto ciò che è accaduto all'Ilva a Taranto, non accadrebbe a Brindisi ciò che accade con la centrale a carbone. Ecco quindi come può essere rivoluzionario il ritorno semplicemente alle regole, alla normalità, a quei principi fondamentali che devono guidare tutta la nostra vita sociale.